finalmente direi con buon senso, soprattutto con buon senso, cioè di togliere la regola degli appalti al massimo ribasso. Perché? Perché questi incidenti prevalentemente, non so, in Toscana diciamo anche in situazioni un po' differenti, però questi incidenti prevalentemente sono nell'edilizia, da dove sappiamo benissimo che il ricorso agli appalti piccoli, a subappalti, al massimo ribassi, quindi molto spesso fuorieri della possibilità di avere aziende che non lavorano dentro le regole, mettiamola così, evidentemente crea questo problema. È un problema che si lega all'altro, cioè la sicurezza, le morti sul lavoro. Noi non ci dobbiamo dimenticare che muore 3 persone al giorno in Italia, tutti i santi giorni, per lavoro, perché 1270 morti, si fa presto a fare il conto, su 365 giorni sono circa 3 morti al giorno. Evidentemente siamo di fronte a una strage. Il fatto che non ci sarà il blocco dei licenziamenti, non è stato mantenuto a fine giugno, che cosa comporta per la Toscana? Quali sono i numeri? I numeri sono numeri di migliaia di lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro. Noi chiediamo che possa essere rinviato il blocco dei licenziamenti e contemporaneamente attivare politiche attive per qualificare e riqualificare chi rischia di perdere il lavoro. Questo è quello che chiediamo a livello nazionale, ma anche a livello regionale. Ci sono le condizioni perché anche la Toscana possa mettere a disposizione risorse per intervenire in questo senso. Ma intanto per la Toscana, se c'è lo sblocco dei licenziamenti, si prospettano circa 100.000 persone che non avranno più il posto di lavoro, e queste persone prevalentemente saranno di aziende più piccole, piccole, piccolissime aziende. È per questo che noi chiediamo a gran voce non solo il proseguo del blocco dei licenziamenti fino a fine pandemia, ma chiediamo in contemporanea ovviamente la riforma degli ammortizzatori sociali, che sia un sostegno ai lavoratori che perderanno purtroppo il posto di lavoro. Questo sostegno dovrà avere delle garanzie universalistiche per tutti i lavoratori, ma al tempo stesso dovrà avere alcuni elementi che facciano in modo che si attivino le politiche attive, perché a fronte di tanto lavoro perso si aprirà una fase con nuovi lavori, pensiamo all'ambiente, pensiamo a tutti quei. Quindi ci sarà bisogno di una riqualificazione delle persone che usciranno dal mercato del lavoro. È per questo che noi diciamo, in contemporanea al blocco, bisogna fare presto la riforma degli ammortizzatori sociali. Per quanto riguarda il decreto semplificazione in approvazione oggi pomeriggio, ci sono altre misure. Orlando per esempio ha parlato della patente a punti per quanto riguarda la sicurezza, poi c'è l'appalto integrato, insomma varie misure, la riduzione delle stazioni appaltanti. Cosa ne pensate voi di tutte queste misure? Ma intanto diciamo che il decreto semplificazione aveva in sé alcune norme che sono scellerate. Finalmente ieri il governo ci ha ripensato e ad esempio sulla questione del massimo ribasso è tornata indietro. Non è ancora finita, non siamo ancora contenti, perché ci sono le questioni del subappalto pari al 40%, ci sono alcune questioni, la semplificazione, comunque la riduzione delle stazioni appaltanti può andare nella giusta direzione, ci sono alcune cose che vediamo appunto in queste ore si sta ancora discutendo. Quindi grazie alla mobilitazione abbiamo portato a casa un primo risultato, che è quella di avere eliminato il massimo ribasso, che peraltro è fronte di illegalità e fronte anche di non sicurezza sul lavoro. Lo dico perché siamo a fare un presidio per richiedere il patto per la sicurezza.